Salve a tutti e bentornati in questo ottavo, non lo so, ho perso il conto, episodio di Harry Potter e la Camera dei Segreti per PS1. L'altra volta ci siamo dedicati un po' al completismo, abbiamo preso ben quattro figurine, abbiamo esplorato un po' tutto il castello superiore, trascurando un po' la trama principale. Sì. Tutti questi dialoghi decisamente imperdibili. Colin again. Quello non era Nick quasi senza testa, il fantasma di Grifondoro. Sì, Colin, proprio lui. Qui è fantastico, non trovi? È bello vivere le cose come le vive Colin, che è al primo anno, quindi è ancora un po' sovreccitato. Si emoziona per qualsiasi cosa. È carino. Noi lasciamo perdere un attimo i dialoghi di Nick perché se no stiamo qui tutta la giornata. Io cerco di sbrigarmi perché comunque l'episodio de dell'altra volta è durato mezz'ora, decisamente più di quanto sperassi. E quindi diamoci una mossa, dobbiamo andare alla festa di complemorte di Nick. E ecco, qui abbiamo anche il caricamento, il primo caricamento che ci offre un po' una preview. Abbiamo una musica molto a tema. E vediamo un po'. Guarda, Potty Potter non riesce a passare. Oh, poverino, non sa proprio cosa fare. C'è Pix che si burla di noi. Perché noi effettivamente non possiamo passare. O meglio, ovviamente c'è un modo per passare, perché figurati se gli speedrunner di questo gioco non avevano trovato un modo per passare. Infatti, in questo momento del gioco, nella Any Percent, quindi la categoria che permette gli skip più efficaci e quindi permettono di salvare più tempo in assoluto, gli speedrunner eseguono quello che viene chiamato Death Day Skip, appunto lo skip del complemorte, che adesso vi starò facendo vedere a schermo, probabilmente con una clip di Spike. Ed è uno skip che assomiglia per certi versi al Fire Seed Skip, lo ricorderete dalla... Sotterranei sono un brutto. Sì, Non riesce a pro. va bene, Pix, grazie per interrompere il mio discorso 15 volte. Ricorderete il Fire Seed Skip dalla pietra filosofale, quello skip moderatamente complesso, per usare un eufemismo, che si eseguiva quando Hagrid ci chiedeva di trovargli i semi di fuoco. Guardi, ovviamente. Diciamo che ci assomiglia, per certi versi è un po' più semplice. Infatti, potrei un giorno cercare di impararlo io stesso, visto che è anche l'unico skip di questo gioco, perché non c'è praticamente nient'altro di complesso in questo gioco, a differenza della pietra filosofale. Non riesce a pro. Sì, va bene, Pix. Povero Patti Pa. Stress. Pix in questo gioco è veramente uno stress. E quindi, insomma, potrei cimentarmi anch'io in futuro, chi lo sa. In ogni caso, dopo aver pulito dalle lumache assassine diciamo, quest'ala dei sotterranei, possiamo notare che si è sollevata una piattaforma in quel mare di nulla che c'era all'inizio, e adesso noi dobbiamo andare dall'altra parte, nell'altra ala dei sotterranei, per tirare anche l'altra leva che farà comparire un'altra piattaforma e ci permetterà di passare. Possiamo andare di qua, alla sala delle leve. E siamo pronti. Perfetto. Attraversiamo. Ma sì, facciamoci un drink prima di andare alla festa, no?
niente jingle per non si sa quale ragione. Va bene. E siamo pronti. Via. Perbacco, Harry. Dove sei stato? Ti abbiamo aspettato così a lungo. Andiamo, Harry. Sono felice che ce l'abbia fatta, Harry. Ti consiglio di assaggiare il pane stantio e il salmone ammuffito. Stai attento a Pix, Harry. È in vena di combinare qualche scherzo. Fai come se fossi a casa tua, Harry. Ron e Hermione sono qui, da qualche parte. Felice complemorte, Nick. Credo che Ron abbia un regalo per te. Andrò a dirgli di portarlo qui. Pix si è gettato dietro il tavolo, Harry. Usa l'incantesimo respingente per restituirgli il favore. Boss fight time. Dobbiamo sconfiggere quel manigoldo di Pix che, con i suoi sound effect assolutamente non fastidiosi, ci sta riempiendo e deliziando le orecchie da un quarto d'ora. Tant'è che io personalmente il dialogo di Nick ho fatto fatica a sentirlo, anche perché il doppiatore non è che parlasse con chissà quale alto tono di voce. Ma in ogni caso, a livello di trama, questa cosa non c'è nel libro, ovviamente. Pix ha rubato il regalo che Ron aveva preso per Nick e noi dobbiamo riprendercelo respingendo tutto il cibo ammuffito e stantio che ci tirerà Pix e colpirlo con l'incantesimo flipendo. Perfetto. Pix, restituisci a Ron il suo regalo. Ti farò a pezzi. La voce andava affievolendosi. Harry era certo che si stesse allontanando, spostandosi verso l'alto. Cominciò a correre con il cuore in gola. Sulla parete davanti luccicava qualcosa. Harry si avvicinò lentamente, scrutando le tenebre. Mrs. Purr, la gatta di Gazza, pendeva appesa per la coda dal braccio della torcia. Era rigida come uno stoccafisso e gli occhi, spalancati, fissavano il vuoto. Sulla parete, sopra la gatta pietrificata, era stata dipinta una scritta a lettere cubitali. Quando la lesse, Harry sentì il sangue ghiacciarglisi nelle vene. La Camera dei Segreti è stata aperta. Temete, nemici dell'erede. Prima che Harry avesse il tempo di allontanarsi, il corridoio fu invaso da una moltitudine di persone. Quando Gazza vide Mrs. Purr, iniziò a sbraitare con tono accusatorio contro Harry. Tu! Sei stato tu a uccidere la mia gatta! Sei stato tu a ucciderla! E Draco Malfoy gridò, in modo che tutti potessero sentirlo. Temete, nemici dell'erede! La prossima volta tocca a voi, mezzo sangue! Il professor Silente cercò di calmare gli animi e invitò tutti a tornare nei rispettivi dormitori. Ron ammise di non avere la più pallida idea di chi fosse l'erede di Serpeverde. Così lui e Harry si diressero verso la biblioteca per raggiungere Hermione.
Sono sicuro che l'erede di Serpe Verde è Draco Malfoy. Potresti anche avere ragione. Se è davvero lui, conosco un modo per dimostrarlo. La pozione polisucco. Poli... cosa? La pozione polisucco è in grado di trasformare una persona in qualcun altro. Dovremmo assumere le sembianze di 3 serpe verde e intrufolarci nella loro sala di ritrovo. Potremmo ingannare Malfoy e fargli ammettere di essere l'erede. Per preparare la pozione polisucco, avremo bisogno di parecchi ingredienti. Mosche crisopa, sanguisughe, erba fondente, centinodia, corno di bicorno e pelle tritata di girilanco. Bene, io procurerò la centinodia e l'erba fondente. Harry, tu puoi cercare le sanguisughe, le mosche crisopa e la pelle tritata di girilacco. Io mi procurerò il corno di bicorno. Guardate che ore sono! Dovete andare alla lezione di pozioni. Io cercherò un calderone. Quando avrò trovato un luogo dove preparare la pozione polisucco, manderò Edwige. Silenzio. La preparazione delle pozioni è una scienza molto delicata. Suggerisco a Potter, Wesley e Patchock di ascoltare attentamente ogni mia parola. Quest'anno, esattamente come l'anno scorso, non tollererò la minima disobbedienza. Fai attenzione, Potter. Ora ci rammenterai come si prepara una pozione rigeneratrice. Se ti ricordi, per prima cosa dovresti attivare il calderone. A questo punto devi premere i 3 simboli indicati finché il calderone non è pieno. Niente male. Solo uno stupido avrebbe potuto aspettarsi di meglio da te. Adesso ricorda, quando il calderone è pieno, puoi attivarlo per ottenere la pozione rigeneratrice. La lezione è terminata. Ciao. Mi chiedevo se potessi farmi un piccolo favore. Certo, Hagrid. È quasi Halloween e il mio orto di zucche è stato invaso dagli gnomi. Puoi darmi una mano a sbarazzarmene? Ti aiuterò io, Hagrid, ma credo che Ron abbia altro a cui pensare. Davvero? Come procurarsi un po' di centinodia e di erba fondente? Oh sì, tu cerca di non dimenticarti la pelle di girilacco, le mosche crisopa e le sanguisughe. Sanguisughe? Ah! Brutte creature. Ma se state cercando delle pelli di girilacco, ne ho qualcuna nella mia capanna. Mi servono per i compiti, vero? Sì, proprio così. Per i compiti di pozioni. Bene, Harry, facciamo un patto. Tu ripulisci il mio orto di zucche dagli gnomi e io ti do la pelle di girilacco. Va bene, Hagrid, affare fatto. Vediamo se riesci a cacciare questi dannati gnomi dal mio orto. Se ci riuscirai, ti darò la pelle di girilacco. Per lanciare gli gnomi, premi il tasto quadrato, che ti permetterà di accumulare velocità. Più rapidamente lo premi, più velocità acquisisci. Una volta raggiunto il recinto, premi il tasto triangolo quando sei pronto per lanciare la piccola canaglia fuori dal mio orto di zucche. Cerca di lanciare gli gnomi il più lontano possibile, Harry. Otterrai punti in base alla distanza e ai bersagli colpiti. Fantastico! Questo è il tuo record assoluto! Congratulazioni! Edgar Strolger. Molto bene, Harry! Tieni! Eccoti la pelle di girilacco! Te la sei meritata! Divertente, vero, Harry? Vuoi giocare di nuovo? Grazie per aver salvato le mie zucche, Harry. Spero che farai buon uso della pelle di girilacco. Per tutti gli ermellini! Guarda che ore sono! Corri al campo di Quidditch! La tua prima partita contro Serpe Verde sta per cominciare!
Eccoti, muoviti, o arriverai in ritardo per il Quidditch. Sei riuscito a trovare l'erba fondente e la centinodia? Mi sono procurato un po' di centinodia, ma non è stato facile. Forza, andiamo al campo di Quidditch, prima che sia troppo tardi. Dobbiamo fare la partita contro Serpeverde. È un momento, per chi conosce la storia, abbastanza importante, anche e soprattutto perché, e questo lo sappiamo anche dal gioco, Serpeverde ha dalla sua delle scope nuove di zecca, le Nimbus 2001, che sono ben più forti delle scope normali che usano a Grifondoro, e sono anche più potenti della Nimbus 2000 di Harry. Quindi vediamo un po' cosa succede in questa partita. Eccoci qui per questo importante incontro di Quidditch fra Serpeverde e Grifondoro. Sono momenti di grande tensione. Serpeverde sta vincendo per 60-0, grazie soprattutto alle scope più veloci presenti in circolazione. Siamo nelle tue mani, Harry. Catturare il boccino è la nostra unica speranza di vittoria. Devi battere Malfoy. Non riesco a liberarmi di questo bolide. Cosa sta succedendo? Tutto bene, sfregiato? Qualcuno ha manomesso questo bolide. Ecco il boccino d'oro! Ecco Malfoy! E Potter lo insegue! Scattano l'inseguimento del boccino che si dirige verso le tribune! Incredibile! Vi ho persi di vista! Ed eccoci qui nella sfida contro Serpeverde, nello specifico la sfida contro Malfoy. Ricorderete questa sezione di gioco dal gioco precedente, appunto, dalla pietra filosofale, in cui si bisognava colpire Malfoy per recuperare la ricordella di Neville. E adesso invece dobbiamo distreggiarci in questa parte di mappa molto unica, più unica che rara in effetti, per prendere il boccino d'oro, che l'avrete forse notato dall'episodio in cui ho fatto l'allenamento di Quidditch. In questo gioco si prende in una maniera diversa da come si prendeva nel primo. Nello specifico è un modo pessimo per prendere il boccino, perché era meglio fare quella specie di quick time event che c'era nel primo gioco, piuttosto che questo nuovo metodo di cattura, perché bisogna prendere la mira con una mano che ha delle hitbox che, unite a quelle del boccino, non hanno senso di esistere, e infatti diventa molto più complicato prendere il boccino in questo gioco. Vediamo un po', ecco appunto, poi c'è l'animazione che dura tre quarti d'ora. Ok, preso. Coraggio, Harry Potter! Fantastico! Grifondoro ha vinto la partita! Attento, Harry! Il braccio di Harry pendeva inerte, formando un angolo innaturale, ma nella mano stringeva il boccino. Ah ah, abbiamo vinto! Allock disse a Harry di stendersi, cercando di curare il suo braccio con un incantesimo. Harry avvertì una sensazione sgradevole che partiva dalla spalla e si diffondeva nel braccio, fino alla punta delle dita. Il braccio non gli doleva più, ma nemmeno dava segno di essere ancora un braccio. Ah, sì, a volte può succedere. Perciò, Harry, vai su in infermeria. Madame Chips sarà in grado di rimetterti un po' in sesto. Un attimo dopo, Silente e la professoressa McGranit entrarono indietreggiando nella stanza, reggendo quella che sembrava essere una statua. Insieme la depositarono su un letto. Significa che la Camera dei Segreti è stata davvero di nuovo aperta. Hermione sussurrò a Harry che era giunto il momento di mettere insieme gli ingredienti necessari per la pozione polisucco. Appena il tuo braccio starà meglio, credo che dovrai andare a Diagon Alley. Verso la metà dell'anno, Harry era tornato in perfetta forma
e, seguendo il consiglio di Hermione, prese il treno per Londra. Harry incontrò Hagrid a Diagon Alley,